dovrebbe essere la nostra passione e la nostra missione. Essere le cantatrici e le suonatrici dell'amore misericordioso di Dio, Madre Francesca. Signore e signori, buonasera e benvenuti a questo concerto pianistico che ben si inserisce nelle celebrazioni per onorare, ricordare, per esaltare la nascita di un capolavoro di Dio. Madre Francesca Sempolini, benvenuti a tutti voi. Avete appena visto la danza dei mulini e mi ha molto commosso ed emozionato vedere qui al buio queste luci che volavano e inevitabilmente il pensiero, se si guarda con gli occhi della fede, il pensiero va alla luce, cioè quando ci sono le tenebre, se non avessimo quella luce saremmo veramente finiti. E quelle luci vogliono indicare proprio la presenza della luce che c'è qui nella nostra città. Grazie a questo bel capolavoro, alle conseguenze del capolavoro di Dio che sono le nostre sorelle misericordiose qui a Rio Nero, alle quali veramente vorrei dedicare un affettuoso applauso di gratitudine. Concerto, sono rimasta, devo dire la verità, un po' così con l'orgoglio, anche perché per scelta fungo ormai la mondanità. E allora mi sono chiesta perché un concerto, la solita sfilata, le esibizioni no, perché quando si parla di esibizioni si parla di talento e di fronte al talento, di fronte a tanti sacrifici, a tanti anni di studio, io mi inchino veramente, perché in questi anni li ho visti tanti di talenti. Però quando si è inserito proprio una manifestazione che ho pensato si incastona come un diamante in un progetto meraviglioso. E allora, visto con gli occhi della fede, questa sera era doveroso veramente da parte mia, proprio a livello personale, nei confronti di Dio, nei confronti delle suore, nei confronti di Don Rocco, che ha avuto anche fiducia, e quindi lo ringrazio. Al quale va un ringraziamento particolare, un doppio ringraziamento, primo perché ha concesso la realizzazione di questo evento, e in secondo luogo anche perché, come parroco, lui sta facendo, ci sta un po' viziando come comunità parrocchiale, perché sta facendo una sorta di agente, promotore. L'anno scorso ci ha portato un bellissimo gruppo, se non sbaglio, di musica gospel, che questa sera ho capito che è proprio la moglie di Sante, cioè il bravissimo musicista. Questa sera ci ha portato il resto della famiglia, che ho conosciuto, una famiglia meravigliosa, avete modo di conoscerla. E quindi diciamo è bello, perché comunque promuovere i talenti della zona è bello, perché non vorrei anche nella nostra comunità, per non dire nella nostra regione, per poi allargarci un po', non vorrei che venisse attuato quel famoso proverbio: nessuno è profeta nella propria patria, perché poi quando li vediamo fuori poi siamo tutti contenti, ah, è nato a Rio Nero, ce li abbiamo, ci sono. Abbiamo grandi talenti, grandi. Io ho ritrovato Sante, lo dicevo, dopo tanti anni, infatti ho detto, l'ho lasciato ragazzo, ho ritrovato marito e padre di due meravigliosi figli, una bellissima e bravissima moglie. E già tanti anni fa era bravissimo, presentava concerti, una scuola prestigiosa, l'Arca Marinero, che tutti conoscete, una realtà che è ventennale, forse se non di più, che esiste a Rio Nero. E anche una manifestazione doverosa questa sera, perché
per celebrare, sì, celebrare la nascita di Madre Francesca, ma anche consentitemi per celebrare voi, care sore misericordiose, e per dirvi grazie veramente di cuore, perché è una grande ricchezza per dire la nostra comunità. Forse non ci rendiamo conto, forse lo diamo per scontato, e forse non diamo anche il giusto apporto, il giusto aiuto di cui veramente avete bisogno. Madre Francesca e Don Achille Fosco ci hanno insegnato che sono due pilastri, nella semplicità hanno fatto grandi cose, con le cose ordinarie hanno fatto lo straordinario. E voi siete l'esempio e ci donate ogni giorno quell'eredità spirituale, cioè la fede, la carità, quello che ci hanno insegnato loro, la speranza, perché non è una cosa semplice e scontata, la speranza di andare avanti nei momenti difficili, come hanno voluto per rappresentare questi domini di poc'anzi, la speranza nell'educare i nostri figli, e di questo ve ne siamo grati. E siete anche un motivo di orgoglio, anche a livello personale, perché educate la nuova generazione secondo quelli che sono i canoni, i veri valori cristiani, valori che dovrebbero avere già fin da piccoli i nostri figli. Vi diciamo veramente grazie. E poi un grazie anche per il coraggio che avete avuto. Lo stesso coraggio che ha animato Madre Francesca e Don Achille, continuate voi a portarlo avanti. Io so che Madre Valeria è appena tornata dalle Filippine, Suor Francesca è stata tantissimi anni, mi scuseranno altre se non le cito. Non è facile in un momento in cui i cristiani vengono uccisi, vengono condannati a morte, in un mondo difficile dove si ha paura già di prendere un aereo per andare a portare una carezza, per non parlare poi degli aiuti materiali da portare in quelle terre. Loro lo fanno e quindi veramente un grazie di cuore che va sostenuto, ne approfitto, scusate non ho salutato i rappresentanti delle istituzioni, ne approfitto proprio questa sera per consegnarvi idealmente, è chiaro, quella proposta che è stata fatta durante il convegno di poche ore fa, cioè istituire un gemellaggio. Certo, è un atto istituzionale, formale, è un inizio. Si può cominciare da queste cose, cominciamo a fare queste cose. Quindi il gemellaggio veramente può essere un'occasione di connubio, di scambio, spero non solo culturale ma che vada oltre, non allontaniamoci mai da quelli che sono i canoni della fede, da questi capisaldi. Bene, passiamo al concerto di questa sera. Allora, la famiglia Bruno, una famiglia di musicisti. Sante è un pianista, si è diplomato al Conservatorio di Bari, è interessato alla musica contemporanea, alcuni compositori gli hanno dedicato dei brani che lui poi ha eseguito, che ha registrato anche per la RAI, ha partecipato a concorsi nazionali ed internazionali. Mario è il figlio, il grande, nato nel 97, e inizia giovanissimo, come non poteva essere il contrario, lo studio del flauto, vincendo da subito soltanto i primi premi assoluti in numerosi concorsi nazionali ed internazionali, insieme al fratello Stefano, il piccolino, nato nel 2000, ma bravissimo ugualmente, ed hanno partecipato entrambi agli stessi concorsi dove hanno ottenuto il primo premio. Si tratta del quinto concorso musicale internazionale Terra degli Imperiali Francavilla Fontana, 25esimo concorso internazionale per giovani musicisti Barletta, e il 16esimo concorso internazionale Rossomandi Molino. Hanno usato in diverse formazioni cameratistiche ed orchestrali, riscuotendo ovunque consensi di critica e di pubblico. Lo scorso febbraio Mario ha superato le audizioni presso il Teatro dell'Opera di Roma, risultando così ammesso all'orchestra giovanile. Un curriculum di tutto rispetto. Stefano il piccolino inizia giovanissimo lo studio del violoncello, vincendo da subito soltanto primi premi assoluti negli stessi concorsi citati prima. Anche lui fa parte dell'orchestra giovanile del Conservatorio Giordano di Foggia e attualmente frequenta l'ottavo anno di violoncello presso il Conservatorio di Musica Giordano di Foggia. Sante è titolare di cattedra e docente del biennio di secondo livello al Conservatorio gesuato da
veniamo ai testi. Penso che siano pronti. Vi presentano un trio e intanto vi presentiamo tutti e tre. Cominciamo con una canzone e cominciano subito, così tanto per cominciare con una cosa da niente, con dei testi Cercosi, che è un autore, io vi invito perché la musica, bisogna sempre ascoltare, diceva un grande musicista, la cosa più bella della musica è quella che ci insegna non solo a conoscere magari un compositore o a conoscere una composizione musicale, ma ci aiuta all'ascolto, che è una cosa alla quale purtroppo ultimamente non siamo più abituati. Si parla, ma non si ascolta. A volte bisogna saper ascoltare anche il silenzio. E quindi ascoltare un brano musicale può raccontare tanto, anche di un autore, perché Cercosi ha avuto una vita travagliatissima. Pensate, il matrimonio è durato soltanto 6 settimane e dopo di quello, insomma, la sua vita è stata tutta in discesa. E questo si nota nelle sue composizioni, perché sono composizioni che hanno una natura malinconica, triste, proprio purtroppo come lo è stata la sua vita. E Canto d'autunno vi presenteranno di Cercosi e la Zanda di Monti. Signori, sante, Mario e Stefano Bruno, grazie e buonasera. Thank you.
E questo c'è in questo brano, questa estensibilità proprio dello strumento in particolare. A voi, Bruno. Thank you.
Thank you.
la musica fa bene al cuore e all'anima, ed è la verità. E vi ringraziamo di cuore perché stasera ci state regalando delle emozioni bellissime. Grazie, grazie ancora. Siete stanchi? Stefano, sei stanco? No, no, dai, facciamo. Questo è un valore aggiunto all'educazione, visto che comunque la serata ha parlato principalmente dell'educazione che si aveva e si riceveva in passato e come è cambiata, come si è evoluta nel tempo. È vero che per far condicio non si dovrebbe dire, io so che è bravissimo Sante, so che è bravissimo Mauro, Mario, ma io lo devo dire, io preferisco Stefano. Bene. Perché Stefano cresce in altezza, cresce formandosi musicalmente, ma cresce anche su violoncello, vero? Perché questa è una cosa veramente molto particolare. Il piano ha sempre la sua coda, il flauto bene o male rimane quello, ma il violoncello cresce anche di prestigio. Però auguro a Stefano di essere prestigioso lui con il suo talento. Mi dispiace, ma io preferisco Stefano. Comunque, sentiamo il programma e poi ringraziamo ancora veramente la festa. Thank you.
a questo è dal titolo Vivere l'amore misericordioso di Dio con umiltà, gratuità e gioia per irradiare Cristo e prendersi cura del fratello. Facciamo un applauso. Celestiali, quindi siamo proprio elevati.